Siamo alla terza edizione di Mai Soli, un premio che ho voluto per ringraziare quello straordinario esercito del bene che quotidianamente nei nostri ospedali porta quel calore, quella sensibilità, quell'umanità che fanno molte volte la differenza. Accanto alla professionalità dei nostri medici, dei nostri infermieri, del nostro personale, c'è questa straordinaria ondata di calore, di attenzione che molte volte fa la differenza, e quindi noi siamo qua oggi per abbracciarli tutti e dirgli grazie. Noi siamo molto vicini al mondo del volontariato, che coinvolgiamo anche nelle nostre scelte, perché da 2 anni all'interno delle nostre reti clinico-assistenziali, quindi dei tavoli in cui decidiamo come curare i pazienti, siedono le associazioni dei volontariato, proprio perché portano un'angolatura che è quella del parente o del malato, che è assolutamente preziosa. Quindi qui facciamo qualcosa di importantissimo, e cioè li abbiamo inseriti all'interno delle cabine decisionali. Io sono tanto felice, perché credo che mai come oggi ci sia bisogno di forza, ci sia bisogno di persone che dedicano il proprio tempo agli altri, e per me è una grande emozione. Io di solito non sono molto emozionato quando faccio questo genere di cose, quando faccio il mio lavoro. Oggi sono emozionato perché so che incontrerò delle persone davvero speciali, e questo mi riempie il cuore di gioia. Ho fatto molto volontariato, lo faccio, sono uno di quelli che magari non lo racconta più di tanto, e oggi mi rendo conto che sbagliavo e sbaglio e non sbaglierò più, nel senso che raccontarlo, visto che io leggendo i racconti delle persone meravigliose che incontrerò oggi mi sono emozionato, probabilmente serve a coinvolgere altre persone, a dare una motivazione, a dare una speranza, quindi da oggi in poi lo farò di più, motivo per cui sono felice di essere qua e racconterò anche di essere stato qua.